troviamo in autostrada, ci stiamo dirigendo verso Sorgà in provincia di Verona. Stasera faremo un'indagine in un palazzo chiamato appunto il Palazzo del Diavolo. È un palazzo che ora è di una famiglia, sì, la famiglia Murari, che gentilmente ci hanno dato il permesso di poter svolgere questa indagine serale. Questo palazzo è un po' particolare perché ha una leggenda un po' macabra. Praticamente si narra che questo palazzo fu costruito da un potente banchiere che appunto per traffici politici e soddisfazioni diciamo personali, si dice che appunto all'interno di questo si svolgessero dei riti satanici, con addirittura uccisioni di vergini che poi venivano buttate in un presunto pozzo che poi noi stasera vedremo se effettivamente ci sarà o meno. Ma cosa è successo? Che il prete ha benedetto la casa? Sì, perché è sprofondata perché tutti gli abitanti erano stufi di tutto quello che succedeva in questo palazzo, il prete compreso ovviamente. E allora una sera appunto insieme a tutti quanti andarono davanti a questa casa e il prete iniziò a benedire la casa, e si dice che la casa tutto d'un colpo sprofondò nel terreno tutta intera. Quindi la casa dove andiamo è un'altra, cioè sopra quella casa che... Esatto, perché negli anni successivi tornò un potente latifondista che era proprietario quasi di tutto il paese di Sorgà, e per suo volere ne fece costruire una identica. Da allora però si dice che sia lui che tutti i futuri possessori di questa casa furono abbastanza sventurati, con parecchie disgrazie nell'ambito familiare. E noi stasera appunto andremo a vedere se queste voci siano vere o false. Siamo pronti. Prenda tutto.
però. Appunto Luca, l'ha segnato anche a me qua sopra. Quella è una porta, praticamente. Sì, perché se te guardi sotto a destra... E sono tutte basse, in realtà. Ma se te infatti guardi sotto... Wow. Vedi come scende? Cioè, vedi proprio che va giù la terra. Ah, sì, 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 è vero. È vero, è vero, è vero. Sembra tipo un piccolo... Infatti, quelli l'hanno fatto dopo. Se tu guardi, guarda, guarda qui. Questo è stato fatto dopo questa volta. Sì. Anche effettivamente la porta è molto bassa. Sì, anche le porte sono basse. Poi non capisco cosa sono quelle cose lì, sì, quelle entranze lì. Esatto. Ma è piena, poi anche di là ci sono. Ah, sulla destra, certo, in fondo. Sembrava un po' strano. Quella là è tipo una forza. Illumina, ho al fil di ferro, che è pericolosissimo. Quello più figa è. Ok. Illumina, su, in alto. Così, perfetto. Ok. Però non si capisce se magari... No, sembra che vada giù, guarda in basso. C'è qualcuno qui? È morto qualcuno qui?